fermi, contenti di percorrenza. Poi questa è una preparazione che dopo, se non volete la chiedete a lui, perché altra cosa, preparatori sono quelli del calcio. Facciamo solo lavoro fisico in palestra, tutta la prevenzione e il lavoro con le macchine sinfoniche. Sì, ma l'unica cosa che abbiamo è così. A me non mi hai fatto dopo la palestra un lavoro di trasformazione, quindi la squadra viene divisa prima in due gruppi e poi si riunisce per effettuare dei lavori da campo fuori. Sì, ma diglielo con la trasformazione. Ah, c'è la lettera, no? No, ci vuole il binocolo. Infatti, vedi, ha ragione, ci vuole il binocolo. Tranne qualche volta che nella divisione dei gruppi li prendo io e facciamo dei lavori a pressione, seconde parti, chiusure, chiudi porta, queste cose qua. Anche per trafore ad altissima velocità. No, non lavora. Questo è mercoledì pomeriggio. Vi dico io che se facciamo delle prove comincia a essere dura. Riscaldamento che fa lui, così ve lo spiego bene, così voi non lo riscaldano. La prima fase è uno contro uno, quindi metto i quattro difensori, quindi sono 8, più i due mediani bassi, 10, contro due mezzali, cioè quattro mezzali, quattro altri 10 di qua, giusto? Quindi ho il reparto difensivo che fa l'uno contro uno e difendo tutti e due la porta. L'uno contro uno parte da 45 secondi, un minuto. Un minuto, 45 minuti, uno contro uno, è tanta roba, per una distanza di 14 metri per 14, attenzione. Vedo bene perché per lì vedi i preparatori, cercate, giriamo a 90. Allora, metto una porta qui. L'altra porta la mettiamo a 16 metri, cioè non c'è, 14 metri, metto l'altra porta, chiudo l'arietta e questo è un campo, giusto? Questo qui ci sono 4 difensori più 2 mediani, che sono 4, 14 più 10, quindi sono 10 totali di difensori. Sono 4, io dico 4 di 4 perché sono 4 una difesa titolare e 4 potenziali riserve, più i due medianini che sono un potenziale titolare e una potenziale riserva. Quindi ho 10 giocatori qua. Qui ho altri 10 giocatori che sono due mezzali, due tre quarti, che sono poi 4, 4 mezzali, 4 e 2 tre quarti e 4 punte contro 10. Lancio la palla, qualche volta la faccio lanciare loro, qualche volta la lancio io e nel momento che do la palla qua raso a terra lui deve fare 10 metri di scatto, cioè c'è una linea di 10 metri di scatto per affrontarlo ipotetico fuori dall'area. 45 secondi effettivi, tanta roba, 45 secondi effettivi che se fa gol non è finita l'azione, sono effettivi, che io dico palla al difensore, palla all'attaccante, che anche l'attaccante deve imparare a difendere uno contro uno, uno contro uno, che poi concorso con tutti i difensori. Tanti sta fermo, sta fermo 45 secondi. Sì, anche se piove sta fermo. Poi dopo di questi, sì, parlano, sono pagati, per guadagnare 800-900 mila euro, vogliono stare anche fermi, Dio buono. Poi andiamo al 2 contro 2. Dopo l'1 contro 2 c'è la fase del 2 contro 2, giusto? Che è sempre dentro un difensore centrale e terzino di riparto. Così imparano uno a coprirsi e uno a andare. Contro due attaccanti. E qui metto o due attaccanti o un attaccante e una mezzala, oppure un attaccante o tre quarti, che parlo sempre, perché se la punta esce su qua, chi ci esce qua? La mezzala. Impariamo a difendere. Dall'altra parte facciamo il terzino e il mezzano e due mediani lavorano in linea a reparto, cioè loro due, contro i due tre quarti, perché in teoria il mediano gioca sempre contro il tre quarti avversario. Per poi la terza fase arrivare al 5 contro 5, che è
il doppio dell'area, giusto? Quindi è 32 per 40. 32 di lunghezza, 40 di larghezza, che è l'area di rigore. 40 metri l'area di rigore, no? Sì. 40 metri di larghezza, beh, qui c'è un'altra porta che sono 32 metri. Contro chi? 4 difensori più un mediano contro 2 punti, un mediano e 2 mediani. Gli altri fanno le sponde, che sono 2 dietro la porta e 2 laterali. Chi ci sarà laterale secondo voi qua? I terzini che andranno abituati a fare. Chi ci sarà qua a fare sponde? I centrali o le punte dall'altra parte quando si inverte. Perché poi quando vanno dentro gli altri reparto, che è una squadra, perché quando questi lavorano gli altri, gli X sono qua, poi vanno qui gli X e gli X vanno qua. Chi perde questi fa 50 pressioni, eh? Chi perde queste partite qui con l'uno e non l'uno, chi perde queste partite fa 50 pressioni. E guardate i tempi di durata: 3:30, 3:40, 4:30, 5 minuti effettivi, eh? Cioè quando la palla è fuori il mio cronometro si ferma, eh? Ecco perché dico che in Serie A non sapevo. Ci siamo? Dopo questo ci può essere, non ce l'ho messo, lo dico io, ci può essere un 5 contro 5 a campo aperto. Guarda quanti fogli ho imparato oggi. Vedete? Avete visto? 5 contro 5 a campo aperto. Cosa sono? Le parti della domenica. 5 attaccano, i tondini attaccano, chi rimane? 5 attaccano, chi rimane? A campo aperto. Campo aperto vuol dire tutto campo, cioè mezzo campo, eh? Campo aperto vuol dire che questo è il campo totale, 110 per 60, fate così. E io sono qua, con i palloni. Anzi, vedo misto perché sennò sono di lui. 3 minuti effettivi, tutte le volte che questi hanno palla devono attaccare, questi devono fare possesso palla, devono arrivare a 5 metri dalla palla. Riceve la palla, riprendo io e gioco. Duro? Cazzo, dopo su di quel lavoro, salto. Per finire, non c'è? No. Per non finire una partitina o a centrocampo o a porta del quarto. 2 tocchi sulla resa terra, libero. 2 rilanci. Escono morti. Normale, dobbiamo lavorare, se no cosa facciamo? Questo è il mercoledì. Sempre giocando la domenica, attenzione, perché adesso si è invertito, tocca fare lunedì, martedì, vabbè, poi voi pensate alla domenica. Giovedì è l'unico giorno di scarico che ci hanno. Fanno un amichevole. Adesso mi tocca fare fra di noi perché devo ancora conoscere abbastanza, se no andiamo a fare amichevoli con le altre squadre, promozione, eccellenza, prima categoria, terza, fanno primavera, fanno un tempo, 45 minuti una squadra, 45 un'altra, quindi è il loro giorno di riposo. Venerdì, parti i soliti, i lavori che fai, come si chiede, lavoro simile al lavoro di formazione effettuato la mattina, cioè rapidità, scatti, poi c'è delle corde, non so, i birillini lì, tutti quei birillini. Poi arriviamo che dividiamo i due gruppi, lui prende le mezzali, adesso le ali, adesso mi le ali, faccio 4-4-1-1, le ali, e io prendo i 4 difensori, stavolta mi tocca con 2 mediani, perché gioco con 2 medianini così, siamo segarelli, e mi tocca fare con questo. Quindi gioco 4-2 adesso, e facciamo il lavoro così. Dopo di questo facciamo 4 più 2 contro 10, 4 più 4 contro 10, per quanto finché il cronometro non si ferma. Quindi facciamo difesa contro attacco, 4 più 2 contro 10 che vengono qua. Quando abbiamo i 4, qui sono i 4, no, contro 10,
qui dentro, quando recuperiamo palla in questi 4 più 2 dobbiamo tenerla. Vi concedo solo, dopo tre passaggi lancio su di lui e faccio recuperare 10 secondi. Se l'azione finisce e non mi piace, io sono qua con la palla, lancio la palla velocemente, loro devono accorciare sulla palla e fare scatto di 20 metri. E ci abituiamo a difendere 4 più 2, perché adesso non è, perché ha detto adesso faccio un altro modo, però qualche volta faccio 4-1. Lo facciamo per 3 minuti e 30, 4 minuti. Poi dopo ci metto adesso così i due esterni, poi ci metto una punta e poi ci metto l'altra punta. Fino a giocare quando recupero dobbiamo fare possesso palla in una metà campo. Che un totale di lavoro fra tutto viene sui 20 minuti. Poi se c'è tempo lui fa dei tiri con gli attaccanti o qualche punizione dal limite, o forse la partitina, dipende, dipende. Non è detto la partitina, che poi anche questa è partitina. Sabato mattina, risveglio muscolare, con torello, preparazione come andiamo ad attaccare la squadra, 11 contro 0, cioè 11 contro 0, no, siamo 20 contro io che muovo la palla con loro e andiamo ad attaccare, palla qua viene chi? L'esterno, palla qua l'attaccante, passiamo alla situazione, ripassiamo alla situazione tattica, di 11 contro 0 in fase in non possesso, me mi viene da dire la palla agli altri, però dopo lui sarà, mi dici cazzo detto. Per poi fare gli altri 20 minuti di 20 minuti totale delle nostre uscite, quelle che uno c'ha nel suo modo, e andiamo a chiudere, rossa del terzino si ferma nel mediano, rossa di quello, andiamo a chiudere, poi facciamo una partitina di 50 per 40, stretta l'area di rigore, eh? Qui c'è la porta, qui sono 20 giocatori, 50 per 40, tutti dentro, 50 per 40, lunghezza 50, 40 di larghezza, due tocchi, un tocco, sono raso terra libero per un totale di 22 minuti, poi prendo la squadra titolare con delle varianti, cioè due o tre giocatori me li tengo sempre lì perché molte volte cambio, e facciamo le palle native a favore, perché contro, a meno che non marcata zona, allora è giusto provarle a uomo, che cazzo provo i due compagni che tanto le gomitate. Infatti noi abbiamo preso 9 gol su calcio piazzato ed è un grosso problema che dovrò risolvere con grande velocità, ma non so come risolverlo, perché non riesco a risolverlo, abbiamo 9 gol su calcio piazzato, perché abbiamo tutti i giocatori piccoli, quindi se devono saltare i 9, cioè, solo una volta avevo tentato, ma poi ci vedono, con il grossetto che aveva, Sforzini, che ce l'aveva la marea, non l'avevo neanche provato, l'avevo provato proprio il giorno della partita, avevo messo 3 giocatori qua e loro si sono impauriti, non mi hanno portati su 4 così che la ricerca della palla e siamo stati bravi, l'ho fatto domenica, mi è rimasto Buter qui, ho chiamato uno, Marco, calcio piazzato a 7 minuti dalla fine, 1-1 dopo abbiamo preso il grosso rigore, quindi ho grossi problemi, stiamo parlando se andare a zona, ma non so neanche come metterli. Sì, a gennaio speriamo. Però non lo so neanche come risolvere, sinceramente a zona sto pensando, ma se abbiamo giocatori piccoli, qui di solito ci mettiamo due avanti, metto due difensori centrali, qui due difensori centrali, qui mi tocca mettere gente di un'esquina come Segarelli. Che faccio? Se mi la giocano qui? Non lo so, sinceramente non lo so. Ecco, l'ho provato, ne abbiamo preso la marea. Ho detto, ma facciamo punizione domenica, abbiamo preso 60 punizioni da fare. È un problema che noi dobbiamo risolvere e non so come risolvere. Noi che facciamo tre allenamenti alla sera, il lavoro solitamente di potenza aerobica, forza, stessa, già secco, no? Fa fatica un po' a digerire, va bene, è tutto.
Se io faccio fare adesso un po' da si fare, quelle patentelle tipo gabbia, no? Mi metti dentro a 4 minuti, 3 minuti, a seconda, 3, 4, e quello può essere. Sì. Ma guarda che spesso noi un lavoro che vedi a secco, in un mese lo, su una squadra preparata da noi da inizio anno, tipo, adesso abbiamo dovuto fare, una volta al mese. Quindi solo con la palla, solo con i 4 possessi palla. Sì, 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 dai 4 possessi palla, metà campo, area di rigore, 40 minuti perché sono 4, li fa tutti da 10 minuti. È un lavoro importante a livello aerobico. Cioè va la campo della base, vai a fare anche il lavoro a secco, però considera, sono tutti lavori. Adesso mi dispiace che non ce l'ho su questo, così potevi vedere magari giocatore per giocatore, con la telemetria vedi ognuno. Cioè batti di manovata stanno, in una seduta sui dai 45 all'ora e 5 di alta intensità. Alta intensità in tempo al 75%. Al 5 per 60. 35 per 60, sì. Perché se restringi troverai quello che si mette in un argomento, tu non lo vedi. Quindi se lo non allungaglielo, perché dopo viene male, allargaglielo, perché se non glielo allunghi viene male l'esercitazione, perché gli spazi sono larghi. Se glielo tieni stretto, esasperare la stretto, ma largo, quando tu cambi gioco, che fanno il gioco del 5 contro 5 della squadra, che la palla va qua, glielo devi dire, oh, devi andare. E fanno e si muovono. Se invece tu glielo fai stretto e lungo, tre di qua, tre di là, tre di là, qui invece sono tutti stretti e tanto la maggior parte vanno sulla palla, quindi diventa stretto lo stesso. Poi cambio gioco, allora fanno un lavoro aerobico di potenza aerobica che cambia una parte. Questo devi fare largo ma corto, e lavora secco lo fa. Ma è importante, ricordatevi, nella prima parte del campionato. Poi qui adesso noi faremo, noi facciamo le distanze lunghe, noi facciamo massimo 600 metri, perché penso che nel calcio 1000 metri ancora non c'è, poi c'è chi li fa. Facciamo dei 600 con recupero di 300, che abituiamo sempre quel giocatore a fare uno sforzo, che i 600 li facciamo in 2.15, dai gruppo, mettiamo 2.15, che non passa, che lo faccio ancora anch'io, 2.5, qualcuno, tu fai 600 metri, quando arrivi lì non è finita, ti obblighiamo a fare in 2.15, 300 metri, arrivi 600, e 300 per 4 volte, per 2 volte, fino ad arrivare 6.6, giusto? No, non superi lì. 3, 4, 4, 3, 3, 3. Il volume delle corse non supera mai 4 km e mezzo di corsa veloce, con il recupero qualcosa in più, però i 4 km e mezzo non li supera. Dai 4 e mezzo per la prima settimana ci visto campo, tutto campo. Adesso noi abbiamo un grosso problema anche, che noi giochiamo in un campo sintetico di nuova generazione. E tutte queste situazioni qui non gliele posso far fare, perché escono o adduttori tasati o crampi, e quindi devo lavorare tutti questi qui da quando sono arrivato io, invece prima quell'altro, lavoriamo sull'erba fino ad arrivare il venerdì, che è prima della partita, che andiamo a fare la rifinitura sul campo, che e ti dico la verità, dei grandi vantaggi a noi non ce ne porta, perché il campo sintetico, ricordatevi, questo bisogna tornare indietro, che è per chi è tecnico ha in minima potenza. Infatti chi è retrocesso l'anno scorso in Serie A, Cesena e Novara, che due campi avevano? Sintetici. Sarà un motivo? Una volta cosa si faceva, no? Viene il Milan, abbiamo il campo, grandi pozzanghere e fango. Adesso gli abbiamo dato anche la possibilità di giocare senza pozzanghere e perdiamo. Infatti, quando non c'ero io, ho visto le tre partite che hanno giocato contro Sassuolo e Novara, 3-0, 4-0, dopo 20 minuti, perché se trovi i giocatori tecnici in sintetico, fai zero fatica. Stop passaggio, la palla è una proiettile, un proiettile. L'unica cosa del vantaggio di questo è che puoi mettere le scarpe a 6 e non ti fai le abrasioni se cadi per terra. Okay. Però esci che sei morto. Anche noi che facciamo allenamento
siamo morti. Come gli svantaggi proprio all'interno? Sì. Cioè, se facciamo una settimana piena sul sintetico escono fuori sempre mille problemi. Stai una settimana sul sintetico. Però non bisogna dire che se ci fai tre volte, due volte a settimana. Perché ritorniamo al fatto economico. Perché Cesena ha fatto il fatto economico, perché non c'è più costi di gestione, molto probabilmente lo sponsor ha voluto campo sintetico, gli ha fatto due campi al centro dove noi ci alleniamo, c'è due campi sintetici, un di Nerva non curato, ma noi adesso abbiamo cercato di farlo curare, e quindi è un problema di anche di economico. Vi faccio l'ultima e faccio fare l'ultima riflessione, così per fare che poi ognuno gli allenatori così. Il calcio non è più uno sport, se non ai livelli nostri, che mi tengo uno di voi, vedete che non è. Il calcio in Serie A è diventato business economico, quindi l'allenatore, quando vi ho detto che non allena, è un manager. È un manager di una squadra che ha come suo datore di lavoro Milan, poi qui c'è l'allenatore e sotto non ci sono i giocatori, ragazzi, ci sono altre 27 aziendine qua, sono aziendine, perché qua a Pesaro c'è un giro economico importante di aziende. Mi fate sapere qual è quell'azienda che in questo momento guadagna 2 milioni netti, che sono 4 per la società, 10 milioni lordi, che sono 5 per questo giocatorino. Sono aziende, quindi tu le devi trattare come aziende, perché al giocatore non gli interessa se non gioca, perché se non gioca, da questi 4 pippoli qui il prossimo anno non gioca, diventano, se non c'è il contratto, 2, perché c'hai meno sponsor. Per andare alla televisione noi ci pagano, pensate, per ridere le cazzate ci pagano, è una cosa incredibile, vai alla televisione e dici le cazzate, chi va alla televisione dice le cazzate, ci pagano. Io, se mi avete mai visto la televisione? No, perché il cretino non me lo faccio dare, siccome lo sono non me lo faccio almeno dare, perché quando vai alla televisione devi fare il cretino, perché quando io, c'è un mio collega qua che mi giudica, che mi ha visto la partita, cosa vuoi, che mi dia ragione o mi darà contro? Contro. E gli dico, perché non venite qua e poi vediamo io qua se non ti critico anche io? E siamo pagati. Allora dico, cazzo, in più allora, andare alle trasmissioni sono soldi, se non giochi è un picchiaccio. Poi per portare le scarpe, se giochi titolare, ti danno 100.000 euro, se non giochi ti danno 50.000. Sono aziende, sono calciatori, secondo voi. Provate voi a gestire 30 aziende, che il punto debole, sapete qual è? Questo marino qui va, poveraccio, da solo contro tutti, perché se ti porti i collaboratori, e io fino adesso ne sono portati 2, tutto sommato, almeno loro non mi diranno sempre sì, ma saranno con me. Vai in una società di Serie A, ti trovi 4 collaboratori della società, per chi lavoro secondo voi? Per me? Per questa azienda qua? E quando le cose vanno male, sapete la prima cosa che dicono? Questo non è buono allenare, cambiamo, dentro uno fuori quella. Sì, poi c'è un giro per tutto. Io ho fatto 4 partite a Bologna, 4. 2 mesi di ritiro, prima Fiorentina, seconda Juve, terza Inter, Udinese, 4 partite e 1 punto. Mi sembrava neanche poco. Arrivederci, grazie. 4 partite? E dopo aver fatto il pareggio con la Juve, testimoni loro, io gliel'avevo detto, la sera della Juve, faccio il pareggio, che era mercoledì? Il venerdì, Era per settimana. Il giovedì o il venerdì, vado a cena col presidente, mi offre 4 anni di contratto. Porco zio, dico, avrei fatto un punto? Presidente, ma non lo faccio 4 anni, ce ne ho già 2. Tanto se poi mi caccia, mi dice, ma con lei andiamo avanti 4-5 anni. Cosa andiamo dietro? Questi? Ecco perché ti dico, leggere sono cose sbagliate e sono poi le nostre esperienze. Perché io tutto sommato, sì, ci sono rimasto male, non sarei un ipocrita a dire che non ci sono rimasto male. Però andavo a casa, mi hanno mandato a casa, sono andato a casa mia.
tutti i giorni facevo 3 ore di tennis, bonifico tutti i giorni, tutti i mesi. Fino all'altro giorno mi pagavano, perché se non ti pagano sono punti di penalizzazione. Adesso sì. Se non ti pagano un mese, fai una telefonata alla società dell'allenatore, oh, non mi ha pagato, penalizzazione, e ti pagano più gli esonerati che quelli che sono dentro, perché quando sei dentro aspetti anche un mese in più, 20 giorni in più, quando io sono fuori, oh, lo facciamo subito un bonifico, ci pagavano regolare. Fino all'altro giorno io ero tesserato solo del Bologna. Allora dico, ragazzi, state attenti alle parole. Ecco perché ti dico che i libri mi danno fastidio. Perché molti... Ah, quello che ho trovato... C'è dei procuratori qui dentro? No. La rovina del calcio. Ecco perché vi dico, se volete fare carriera, i procuratori sono fondamentali. Perché i procuratori adesso sono legati alle società. Perché io procuratore, se no mi non ne faccio, io procuratore, sono qua al Milan. C'ho 7 giocatori, incido e decido anche che ti porto di allenatore. Perché vuoi 7 giocatori? Sì, ma mi prendi questo Marino qua. Se no, questi 7 giocatori li do a questa squadra qui. Dice, no, dammene bene, però prendi questo. E poi sono i direttori e contano un pochino adesso, però qualcuno conta. Quando ti fanno sulla pacca e sulla spalla, oh, sei il numero uno. Io che come te non ho mai visto allenare. Sei esonerato. L'unica cosa che ci salva a noi, ragazzi, e ve lo spiego, sono i risultati. Quindi vi dico, miglioriamo l'individuo per andare alla caccia dei risultati. Migliorate l'individuo per andare alla caccia dei risultati. E lo dice uno che non lo fa neanche adesso. Però, siccome voglio essere onesto con voi, vi dico, prendete la squadra che siete in promozione, attenzione, perché io non è che in promozione, perché poi c'è... Vado su questo adesso, no? Perché lo fate. C'è la moglie del presidente che gli sta sul cazzo l'allenatore perché non la saluta. Mi fa fuori subito, O lo sponsor che porta i soldini a un altro allenatore, che la maggior parte degli allenatori portano gli sponsor. Te sei fuori? E arriva questo qui che c'è lo sponsor perché è amica dell'amica del presidente. E vostri, e ci sono questi, o non è vero? O dico delle bugie. Tu guarda quello che succede a Silva ad Ascoli, hanno detto c'è 3 allenatori già con lo sponsor pronto. Allora vi dico, per non fare questo, l'unica cosa che vi può salvare è il risultato. Qualche volta non basta niente. Perché io a Cagliari ho detto quarta migliore difesa. 10° posto, ma mi ha chiesto la salvezza, cioè non è che mi aveva chiesto chissà che. 2 anni di contratto, anche lì proposta di 4 l'ho rifiutata. Faccio un esempio, voi fate giocare sempre soldi o fate giocare chi merita? Si presume che facciamo giocare chi merita. A me mi avevano rotto i coglioni, Conti e Agostini in tribuna. Perso col Napoli al 97°, su un mio errore, mio, che ho mandato tutti a saltare perché l'arbitro mi ha detto mi faceva battere la punizione, io butto tutto, parte la mezza, 97°, gol, dritto per dritto, non c'è nessuno, ma io ho detto, tanto se batte dentro fischia pallo di confusione, fregato, 97°, perso, mercoledì questo, il sabato gioco l'anticipo con Genova, 92°, il portiere va a prendere la palla, scivola gol di ranocchia, fine partita succede così, che io entro dentro, e vedo 2 ridere. Conte Agostini, adesso. E gli dico, presidente, o mi esonera o glieli picchio davanti a lei. Che ha fatto? Poi noi siamo andati a casa e avevamo il contratto per 1 anno e mezzo. Ma questo è il nostro vantaggio. Ho detto questo, spero che anche voi vi capiti. Però vi do un consiglio. E l'ultimo ve lo do, ma noi non fatelo su di me, io non sono ricco. Per fare allenatore bisogna essere ricchi. Perché abbiamo un precariato. Un giorno ci siamo, un giorno non ci siamo. Perché quando vieni in Serie C, devi investire su te stesso. Perché vai in Serie C, con l'Alfano, non so, C2, no? Prenderà 30.000 euro, Gatta, non lo so, spero. Non ci arriva? Forse. Ecco, pensate che uno deve mantenere una famiglia con 30.000 euro, poverino, fa 3 partite e lo cacciano. Poi quei 30.000 euro non gli danno neanche subito, gli danno forse fra un'ora, perché in C sai quanti passano, cioè, sai quanti passano i punti per la decisione di prenderlo?
Allora bisogna sapere anche dire, faccio un brusoletto, mi investo e spero che facciano risultati. Oppure cominciamo la cosa. Date qualcosina ai procuratori che mi fanno la... Scusate. Ho avuto la fortuna, che, ti ripeto, tu mi hai detto, giocano tutti in Serie A? Non tutti. Però io ho fatto sempre sulla mia esperienza, un giocatore mediocre. Io ho giocato fino a 20 anni in C. Venivo da Porretta dove ho allenato, ho fatto le giovanili lì. Fino in 16 correvo una forza disumana. Ho trovato un allenatore, la fortuna, Mazzone. Puoi fare il giocatore? Mi ha detto, sì. Come se sto a la palla, a passarla, invece solo di correre a destra e a sinistra? Poi mi sono affinato. Ma le doti che avevo in C, avevo anche in Serie A, non è che erano cambiate. Ho solo parlato a stoppare e passare la palla. Ho trovato una fortuna, ho trovato un allenatore, Mazzone. Però dico, se una voglia, io stavo delle ore con lui, ore, a Cagliari, ore, mi metteva lì, non lui, il suo secondo, stoppa la palla, passa ore. E mi dicevo, ma che fatica a fare questo quando ho i miei amici che vanno per 1500 euro e fa, me lo faccio ore, ore, ore io. E ho giocato 11 anni in Serie A. Ho sistemato la mia famiglia, adesso ho detto, provo a fare l'allenatore perché mi piace. Non è che l'avessi detto. Però è questo, che con la voglia, non è detto che i tuoi giocatori non stoppino la palla, chiaro che non la stopperanno mai con quelli di Serie A, però sopranno stopparla, mia buona, sapranno stopparla. Altro consiglio, non fidatevi degli amici. Avete un amico presidente, sono i peggio. Io Cerino l'ho avuto 7 anni, mia buona, mio amico di lui mi chiama ancora. Non fidatevi, sono i peggio. Preferite andare contro un nemico, con un nemico. E quando andate nei dilettanti, siccome c'è l'associazione adesso, fatemi fare quella benedetta carta, a costo di prendere anche 1.000 euro in meno. Perché molti vi dicono, e lo so, va benissimo, vediamo online, 2.000 in meno, 3.000, se stai zitto. E voi vi dici, no, dammi 2.005 e c'è una carta che si può depositare, no? Che casomai ci dovremmo pagare, so, come si paga le tasse di così, no? No, lo so, dico, adesso mi intendo. 7.500, va bene, fatemelo fare, depositate a costo di prendere 1.000 euro in meno, perché poi dopo con quella carta lì si può andare a fare alla cosa del lavoro, no? A prenderlo. Sì, sono carica. Ma è la carica, è per voi allenatori, ve lo dico, per noi all'inizio è carica. È investire in tutto il tempo. Come quando porti 10.000 euro in banca e speri che ti dia una resa, tu prendi 10.000 euro e dici, investo su me stesso. Vai alla società e dici, quanto mi dai? 1.000 euro, me ne metti sul contatto, mi dai 900 contatto e investi tu te stesso. Fai le tue esperienze, lavora lì, poi è chiaro che voi avete un altro lavoro, è quello. Però quando non avete, pensate a questo, leggete poco, pensate alla vostra pelle, perché quelli sui libri sono tutte cose belle, sono favole, e le cose situazionali, ma poi la domenica andiamo, quanti palloni avete? Non mi dite quanti palloni avete? Delle volte ne abbiamo 10 tutti spelacchiati, ne ho comprati io quando andavo a promozione. Allora dico, cazzo. Che cazzo mi dici la situazione quella, quell'altra? Cerchiamo di avere con quei 10 palloni il meglio da lui, lui, lui. Come? Trasmettendogli la vostra esperienza e amore su questo sport. E questo che vi dà, non i libri. Poi lui dice, per migliorare bisogna leggere. Sì, è vero, perché la cultura fa parte. Però non ti porta a niente, dammi retta. Io penso questo, Il professore te l'ha detto, lui si è fatto l'esperienza. Sul campo noi percepiamo delle cose che i libri non le percepiscono. Poi è giusto andare a vedere, anch'io guardo le cassette, quelle che mi manda la Panini, no? Anche lì. Abbiamo un coso lì, come si chiama? Sì, no, ci fanno dei DVD la Panini, costa 12.000 euro. Lo hanno tutti, la Serie B e la Serie A. In Serie A costa anche 25. Quindi hanno lo stesso servizio tutti. E ti mandano, come esce domenica affronto il Verona, no? Le palle native del Verona, ma chi ha bisogno di spendere 10.000 euro 12? Io non la vedo la televisione io, però ce l'hanno tutti perché è fatta in bezza. Ma che bisogna andare a vedere come esce il Verona, chi guarda una partita me la corro subito, o chi batte qui, 12.000 euro noi spendiamo. Ci arrivano 27 file sul computer che non riesco a vedere la partita, perché fra che lo scarichi, non lo scarichi, non vediamo la partita. Mi dai il vecchio DVD di una volta, di Occhianta, mi fai vedere la partita, poi ci penso io quando sbaglio. E buttiamo via 12.000, che casomai sarebbero da investire o su uno del settore giovanile o su un allenatore, un collaboratore. Perché poi attenzione, voi dovete essere bravi quando vi scegliete i collaboratori, il primo contratto che fate, perché a voi ve li danno di diritto perché siete il capo, diciamo.
ma quelli che lavorano per voi sono questi marini qui, quelli che vi portate dietro, non questi che trovate qua. Di questi vi fidate perché vi dicono sempre di sì. Noi ne abbiamo trovati due a Cagliari e due a Bologna. Sei il numero uno. Cazzo, come lavori te non l'ho mai visto. Quattro partite. A casa. Siamo tornati, gli ho detto, no, siamo esonerati. Ma che hai visto? Ti hanno proposto quattro. Siamo esonerati, fate le valigie. Io ho detto, io abito qui, fare che vada, prendo la mia scarpetta e vado a casa. Fate le valigie, non ci credevano. Ecco, sono stati esonerati. E prendetelo col sorriso sulle labbra, se vi esonerano. Perché la colpa non è solo la vostra, è di tutti. Di chi ha fatto la squadra, dei giocatori. E di voi che non ci avete, non è che non siete stati bravi, non siete stati in grado di trasmettere quello che voi volevate. Non è mica facile sempre trasmettere quello che uno vuole. Poi subentri, e io la prima volta vi dico, questo è un dramma per me, subentrare è un dramma, ma quello è un'altra cosa. Fa parte del lavoro. Scusate, un attimo, ci sono degli allenatori che...